poi il nostro incontro, il nostro dialogo con il poeta Michele Caccamo. Uno scrittore, un editore, un poeta ovviamente, un drammaturgo, così per qualche ragazzina che non c'è, diciamo, per inciso, è anche il padre di Cristiano Caccamo, non si sa mai, perché attiriamo l'attenzione anche in questo senso. Okay. E soprattutto un amico di percorsi poetici. Vi leggo qualche nota biografica. Allora, è nato nel 1959. È stato assistente parlamentare alla Camera dei Deputati, ha collaborato con Mimmo Casciulli, come Paolo Riere ha collaborato tra gli altri con Maurizio Fabrizio, Piero Pintucci, Goran Kuzminac, Massimo Germini, che abbiamo avuto l'onore di avere due serate fa. Tra le varie pubblicazioni teatrali scritte dall'autore si ricorda Il segno clinico di Alda, uno spettacolo teatrale tratto dal libro Dalla sua bocca, riscritture da 11 appunti inediti di Alda Merini, con la partecipazione di Maria Grazia Calandrone, Edoardo De Angelis e Luisella Pescatori, e con la regia di Martino Palmisano. Le sue opere sono state pubblicate e tradotte in Egitto, Yemen, Indonesia, Siria, Palestina, Sudasia, Russia, Cile, Argentina, Messico, Spagna, Francia e Stati Uniti. È riconosciuto dal mondo della cultura araba come poeta della fratellanza. Allora io, diciamo, leggo poesia da tanti anni, però sono pervenuto alla conclusione che non ci sia nulla di noi in quello che ci dà piacere nella lettura, perché riconosciamo in essa soltanto le condizioni per ritrovare quell'altro che siamo sempre stati. E questo è possibile solo perché siamo abitati dalla relazione. Il profondo messaggio dei poeti deve portarci a questa consapevolezza. Se un poeta non fa questo, esercita solo un vuoto narcisismo. Partendo da questo assunto e da questa prospettiva, io ritengo La meccanica del pane, il suo libro del 2015, vero? 2017. La meccanica del pane di Michele Caccamo è uno dei migliori libri di poesia pubblicati negli ultimi anni. È un testo anomalo, se non altro per la sua corposità. Infatti sono 300 pagine, è un formato davvero insolito per una silloge. E già questo ci deve far cogliere l'atto coraggioso dell'editore Castelvecchi di esporsi con un libro come questo, perché si presenta come una radicale necessità nella vita del poeta calabrese. Se da un lato questa raccolta è una sorta di autobiografia in versi, di nuovo canzoniere per così dire, dall'altro è il tentativo di sottrarsi alla dimensione autobiografica in maniera trionfale. C'è una sorta di misticismo materiale nelle poesie di Michele. Michele usa Dio poiché è l'ultima risorsa a nostra disposizione. È uno stratagemma per uscire dal disastro umano. Dio non è una certezza, ma un'esigenza, come dice il poeta Giorgio Caproni, no? Io prego non perché Dio esiste, ma affinché Dio esista.
cioè l'invocazione di Dio diventa una necessità, perché non siamo in grado di autosalvarci, come sostiene anche il filosofo Heidegger, no? Non siamo in grado di un'autosalvazione, solo un Dio potrà salvarci, indipendentemente dal fatto che Dio esista o no. Ecco, Dio è una necessità assoluta, non possiamo pensare di non credere in Dio, perché solo Dio può, è una risorsa che può intervenire nei guai umani, perché se l'uomo è l'artefice dei suoi guai non è in grado di risolverli. Ecco, in questo senso la poesia di Michele è una poesia che porta una sorta di mistica della necessità, una sorta di mistica di un Dio che non è il Dio delle religioni, ovviamente, ma un Dio assoluto, un Dio cosmico, un Dio con cui, per così dire, ecco, che genera, ordina il mondo, ma che in qualche maniera non può non essere invocato dall'uomo, perché l'uomo presente nel suo vuoto, se non chiama Dio, non può, a un certo punto scende in un abisso di perdizione. Questo naturalmente nel percorso della poesia di Michele. Il poeta Roberto Garifi dice che in un contesto, in un'epoca dominata dalla morte di Dio, il poeta è l'unico a portarne il lutto, perché non il lutto della morte di Dio non lo sente la Chiesa, perché pensa ancora che Dio sia vivo e vegeto, non se ne occupa la scienza, perché lo trascura totalmente. Ecco, il poeta invece è quello che sente che Dio è morto e ne cerca in qualche maniera una sorta di un modo di farlo resuscitare, un modo di invocarlo nuovamente, perché, ribadisco, noi non possiamo fare a meno del divino, proprio perché non siamo più capaci. La storia ha dimostrato che non siamo capaci di una salvezza. Ecco, adesso io lascio la parola a Michele nel suo... Allora, grazie. Credo che ci siano troppi passi, forse hanno fastidio dall'altra parte. Grazie comunque a Giuseppe, che rende sempre nobile i miei pensieri, che lui così affettuosamente poi chiama, definisce poesia. Innanzitutto grazie a tutti di essere intervenuti. Sono veramente contento di ritornare in Puglia dopo molti anni. Io ho frequentato per un buon periodo Lecce e ritengo la Puglia veramente uno dei punti centrali dello sviluppo non solo dell'arte poetica, come giustamente faceva osservare la signora, ma dell'arte in generale. Ho sempre amato e ammirato i poeti pugliesi, leccesi in modo particolare. Ce ne sono alcuni che scopro, che ritrovo sempre con molto piacere. Ieri avete avuto Ilaria Seppi, che, come dicevo prima Giuseppe, io ritengo sia una tra le voci più importanti della poesia contemporanea. Stasera scopro, tra l'altro, a parte Castrolla, che già conosco, avendo poi pubblicato anche, scopro una poetessa nuova che è sempre Ilaria, il cattivo Cappio, che mi ha veramente sorpreso per la bellezza e la purezza anche della sua elaborazione poetica. Detto questo, io vorrei ricitare Heidegger, che citato poco fa Giuseppe, che credo che abbia dato un'indicazione molto importante, di un'indicazione molto importante proprio per quanto riguarda il linguaggio.
Il linguaggio, dice Heidegger, ha la dimora nell'essere. I poeti e i pensatori sono i custodi di questa dimora. Perché è importante? Perché tutto quello che noi leggiamo, tutto quello che noi ascoltiamo, diventa strumento di vita per noi, cioè diventa l'esempio da seguire. Quello che ascoltiamo in televisione, di conseguenza anche le notizie distorte per noi diventano elemento da seguire. Quello che leggiamo, anche nelle riviste patinate cosiddette, diventano elemento da seguire. Perché è importante allora il ruolo del poeta e del pensatore? Perché deve riportare l'umanità ad una ricerca di quello che è il valore e il significato della nostra esistenza. Altrimenti diventerebbe tutto banale, tutto semplice, anche la nostra stessa esistenza non avrebbe motivo. Cioè fosse basata esclusivamente sul diletto, fosse basata esclusivamente sulla rincorsa e l'arricchimento, non avrebbe motivo di esistere la nostra presenza sulla Terra, cioè noi saremmo inutili sulla Terra. Qual è il significato allora, secondo me, con molta umiltà vi chiedo anche perdono, eventualmente il tono apparentemente presuntuoso, qual è il significato della nostra esistenza se non la ricerca di Dio, il collegamento con l'essere divino? E quando parlo di Dio non mi riferisco chiaramente al Dio imposto dalle religioni, che anzi hanno allontanato l'uomo dal divino, lo hanno reso addirittura avversario molte volte, perché la religione, le religioni in genere, non hanno saputo rappresentare Dio se non in una forma iconografica per rendercelo vicino, umano, palpabile quasi. In realtà Dio non è nulla di tutto quello che ci è stato raccontato finora. Dio è una cosa semplicissima, elementare. Dio è una parte del nostro cuore, del nostro essere. Siamo noi una parte di Dio, noi rappresentiamo Dio in terra, non lo rappresentiamo nell'immagine, come ci è stato detto, assolutamente, lo rappresentiamo nel sentimento. Questo libro, che è uscito nel 2017, ormai è vecchio per quello che sono diciamo gli utilizzi nell'editoria, escono così tanti libri al giorno, che un libro dopo poco tempo viene praticamente bruciato, cioè, penso che ci siano 300-400 nuove pubblicazioni ogni giorno, pensate che futuro sarà un libro del genere. In questo libro, come giustamente diceva Giuseppe, che mi conosce profondamente, c'è tutta la mia considerazione dell'esistenza, partendo da quello che è il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con l'uomo, il mio rapporto con la morte, il mio rapporto con l'amore. Io credo che la missione della poesia sia quella di denunciare sempre e continuamente delle cose, di far riflettere, di far soffermare le persone sui problemi autentici della vita. Anche perché il sistema in potere ci distrae volontariamente, ci allontana da quelli che sono i reali problemi e quelle che sono le reali esigenze dell'umanità, ma ci allontana in maniera volontaria perché ci devono mantenere sudditi. Non è un discorso politico il mio, io non mi occupo di politica, non lo faccio mai, non mi interessa, non voto da 30 anni credo. È un discorso veramente basato sul ritrovo di quello che è il valore dell'umano, dell'essere umano. E come dicevo prima, ci allontano, io vi voglio leggere una poesia che sembra un paradosso, sembra una denuncia assurda, perché la società contemporanea e il sistema del potere ci allontana sempre di più da quello che è la nostra essenza e ci mantiene, come dicevo prima, sudditi. E questa poesia inizia con un verso che è provocatorio, ma è reale, cioè inizia dicendo: la carità è uno strumento di guerra. Sembra assurdo, la carità è quanto di meglio, di più bello possa fare l'uomo per aiutare un altro uomo, ma la realtà è un'altra. Siccome i soldi non sono nulla, sono carta creata dall'uomo, e carta che viene stampata,
Perché secondo voi una grande parte della popolazione mondiale rimane in una situazione di povertà? Perché una parte adesso anche della popolazione europea rimane in una situazione di povertà? Perché solo così ci rendono sudditi, solo così ci legano al loro volere, al loro sistema di potere, ci rendono schiavi dei telefonini, ci rendono schiavi dei soldi, ci rendono schiavi di tutto. Ecco che la carità diventa uno strumento di guerra, che uccide, che decima le persone. La carità è uno strumento di guerra, un tappo per quel popolo che grida e marcisce nel fango. Qualcuno ha i piani richiesti, anche i piccoli spilli per la mappa, di chi ancora conquista con la stessa pietà del tiranno. Ma rileggete la nostra bocca, o come l'avvertite la parola. È una travagliata battagliera, una sola spada, un canto sui torti. Eppure lo conosciamo il giorno che dal vostro cuore rimosso ci arriveranno i pezzi a caduta, come i ghiacci, dalle nevi polari. Questo del potere è quanto di più tragico possa accadere, quanto di più tragico viene mantenuto nella vita, il potere finanziario, il potere economico. E noi abbiamo sempre delle nazioni che si impongono, che vogliono fare da leone, come si suol dire, ma proprio perché hanno la necessità del predominio sull'uomo. Una di queste nazioni, ripeto, io non faccio politica, per me gli Stati Uniti o la Russia o la Corea o insomma, uguali sono, ma a riferimento, ad esempio, io spesso prendo gli Stati Uniti. E in questa poesia parlo delle possibilità di guerra che gli Stati Uniti sempre portano avanti. Gli Stati Uniti hanno sempre una possibilità di democratizzazione di un popolo. In realtà è un'invasione in una terra che a loro non appartiene. E stranamente, ogni volta che c'è un'invasione, non c'è un'invasione in una terra deserta, o meglio abitata, ma deserta come Beni, dove non c'è l'oro, dove non c'è il petrolio, quindi vengono abbandonati. Dove intervengono? Dove interviene il potere? Dove c'è qualcosa da sfruttare? E in questo caso, ad esempio, in Libia o adesso in Siria, in tutti i paesi dove ci sono delle riserve da poter utilizzare per aumentare il loro potere, il dominio sulla terra, come se poi la terra fosse la destinazione finale dell'uomo. La terra è solo un passaggio, ma questo ne parleremo dopo. Le lenti sulle navi stanno a occidente, perché si possa guardare la Casa Bianca, o punto dopo punto il vantaggio, più di altra cosa, palla di base. L'azione della pompa è sonoro, la gronda, la pendola nel mare, e a proposito all'olio gonfi alla stiva e i suoi organismi da secoli. Potremmo aggiungerli a loro, e nell'oltremare hanno perso terreno, e poco fa ancora alcune vite. L'Africa è una cartina con le guglie, una questione amministrativa. Sulla nave bevono birra, ma questo Dio non lo dice. Qual è il significato? Sono queste navi sempre pronte, sempre appostate, con i marinai, cosiddetti marinai, i soldati, sempre pronti ad intervenire, in modo particolare nell'Africa, piena di risorse, piena di oro, piena di petrolio, che è l'unica cosa che fa gola al potere per poter aumentare il predominio. Allora ci viene da chiedere, ma è davvero questo il motivo della nostra vita? È davvero questo il significato? Perché noi esistiamo? Esistiamo per arricchirci? O esistiamo per cercare di comprenderci l'un l'altro, per cercare di amarci l'un l'altro, cercare di farci crescere? Io ho un mio concetto sul significato della nostra presenza su questa terra, ovvero il perfezionamento della nostra anima. Noi esistiamo solo perché siamo di passaggio in questa dimensione, e perché abbiamo un compito, abbiamo una missione ben precisa, cioè quella di purificare l'anima. Solo quando riusciremo a purificare la nostra anima, noi passeremo a quella che è una dimensione successiva, una dimensione nuova, più pura, più vicina a Dio. Adesso, in questa situazione, possiamo solo tentare di aggiustarci. Sicuramente non lo stiamo facendo, ci stiamo allontanando da quello che era il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio cristiano. Ci stiamo allontanando perché stiamo
coinvolti, siamo confusi in questo grande caos che è stato creato sulla Terra volontariamente, perché ricordatevi che sulla Terra è vero che esistono le anime buone, che siamo tutti discendenti di Dio, ma esistono anche le anime malvagie, quelle che ci sono esclusivamente per volontà del demonio. La Terra, si capisca, che sia fiamma o cenere, non ha equilibrio negli allineamenti della luce, è un falso circuito d'amore, come una mano tesa fatta di peccato. La Terra gira vuota, sprofondata in quel ricavo di quota, è una massa composta e indurita dai cadaveri, è estranea agli spazi armonici o all'impegno dell'universo. La Terra in se stessa esistente, senza fenomeni dal cielo, né aria in gloria dagli angeli, o stelle o perle d'acqua, la Terra è in un assedio fatale, sospesa, come in una teca eterna. La Terra è l'anatomia degli infelici, davvero un grande dovere di morte. Perché così continuando, la Terra altro non è che un nostro grande dovere di morte. Noi nasciamo senza essere riusciti a perfezionarci, senza essere riusciti a rappresentare in terra il messaggio dell'amore universale, quello che ci è stato segnalato da Gesù Cristo con la sua discesa. Allora qual è la risorsa alla quale attingere? Il sentimento, i sentimenti, la condivisione dei sentimenti, la condivisione dell'amore, di qualsiasi sentimento, il sentimento dell'amore tra fratelli, dell'amore tra gli uomini, dell'amicizia, del rispetto, dell'onore, tutti sono fattori indispensabili e utili affinché noi si cresca in una maniera completamente diversa, si arrivi a quello che è il perfezionamento e anche dare valore alla nostra presenza terrena. In altro verso cresce la mia rosa. Io non so dire per quale incertezza, né quali siano al di fuori i suoi giri di luce. La vedo crescere come un frutto, un composto minerale, un armamento che in se stesso è una galera, quel circolo che mi fa gemere come un'ordinaria morte, come avessi al mio fianco un fucile o un apparecchio malato. Comunque sia, è impossibile, amore, in questa umana stanchezza proteggerci dal male. Contro l'usanza della bocca, contro qualcosa che è passato nei pensieri come un veleno. È impossibile, amore, se si muove tutto è in dubbio. Io credo sia deposizione per misura una condotta, una pozza che hanno cavato non so bene se dall'inferno o per come è adesso dal mio cuore inorganico. Allora, la condivisione dei sentimenti è anche il fatto di dover necessariamente cambiare rotta, è l'elemento essenziale, e ci viene tra l'altro anche recentemente riportato dalla politica con la vicenda degli immigrati. Noi siamo diventati veramente degli esseri strani, cioè riusciamo a non solo a respingere, ma addirittura a odiare delle persone che stanno cercando salvezza, che stanno cercando assistenza, che stanno cercando in qualche modo un conforto umano. Noi siamo arrivati ad odiarli, la politica ci ha reso anche così, ci ha reso così crudeli, che addirittura leggo sui social persone che festeggiano quando le navi affondano e quando non riescono questi migranti a raggiungere le rive, che per loro è un motivo di speranza, cercano di trovare un futuro. Invece non, anche questo ci stanno rendendo in una maniera così crudele, ci stanno rendendo così aridi. E io non credo che sia dovuta al caso, io non credo che sia dovuta neanche a un momento storico, perché di questi momenti storici poi ne abbiamo vissuti purtroppo tanti, e l'Italia in maniera particolare. Questo è un momento tristissimo della nostra vita, proprio perché stiamo respingendo un popolo che ha bisogno, stiamo respingendo il nostro fratello e stiamo ancora di più una volta dimenticando, e perdonatemi se mi ripeto, il messaggio di Gesù Cristo che diceva che l'accoglienza è la base fondamentale di tutto ed è l'unica crescita reale interiore che l'uomo possa fare, l'accoglienza, aprire le case, aprire i cuori, aprire le braccia. C'era una spuma così estesa al timone del mare, che anche i vuoti fra le onde favorivano il disastro. Loro sembravano archi di canne, curvi, come centinaia di lumache, o visti dal cielo noci ammassate. Avessero a uno sollevato sul ponte i loro sacchi, avrebbero chiarito l'impresa.
E allora 100 eroi senza pace si sarebbero gettati in acqua e avremmo visto le braccia di 100 cristi senza armi, vivi in una tela di guerra, e poi via rapidamente a sorridere, a terminare la paura, a far suonare la rivolta, illuminati dalle stelle e da 100 lune di caccia. Il fatto di odiare, spesso noi pensiamo che tanto quelle persone non ci appartengono, non fanno parte della nostra casa, della nostra famiglia, non sono i nostri figli, sono altro, noi non li diciamo. Come le malattie, pensateci, quando ci raccontano di una malattia, noi pensiamo sempre che possa capitare agli altri, l'ascoltiamo, diciamo, peccato, poverino, quanto mi dispiace, ma non pensiamo mai che la stessa cosa ci potrà accadere l'indomani. E con noi pensiamo sempre che il dolore possa appartenere agli altri, che nessuno ci possa dimenticare all'interno della nostra famiglia, che nessuno ci possa abbandonare, perché noi abbiamo una famiglia, loro non ce l'hanno una famiglia, noi ce l'abbiamo. Io ho scritto una poesia dedicandola ai miei figli, che sono lo zoccolo, l'elemento fondamentale dell'amore e anche della famiglia. E anche a me è venuto il dubbio, non è per fortuna il mio caso, perché ho dei figli che mi adorano, ma il dubbio mi è venuto e ho scritto questi versi per loro. Non lasciatemi finire tra gli altri, come me ne fossi andato lontano, o in quanto di definitivo sappia dire la nostra assenza. Io l'ho detto alla terra, ed eravate adolescenti, fa che i miei figli sappiano baciarmi, che abbiano forze armate per difendermi, che io possa piangere nel vederli capeggiare l'amore, ed essere nessuno, praticamente tutti, il mio cuore pieno di salute, ma ho paura di noi stessi, della nostra parte umana, di certo sempre dell'uomo che sa abbandonare. Voi figli lo sapete, io voglio ancora sposarvi, ma facciamolo in tempo, prima che io sia in un muro di fiori, è davvero poco bello. Allora, no, prima un attimo, purtroppo allora in questa fase di dimenticanza io scrivo sempre, rifletto sempre su questa possibilità di abbandono da parte dell'uomo verso un altro uomo, perché siamo tutti circondati da amici, ma se poi ci capita una qualsiasi sventura, improvvisamente gli amici diminuiscono e li contiamo sempre meno. Poi alla fine forse rimaniamo anche soli, se non abbiamo una famiglia solida, e spesso anche la famiglia si allontana, anche la famiglia scappa. Allora c'è un rifugio per tutto questo, ed è sempre in Dio, perché l'uomo tende ad allontanare, l'uomo tende ad isolare l'altro, purtroppo per come ci stanno addestrando, per come ci stanno abituando. Ci tengono via, l'ho già detto, fuori come un briciolo, con i campanelli degli idioti, come tocca al difetto, ai piedi caprini, od orribile anche ad altro nel corpo umano, ma tu Dio, calma del mistero, stai ancora come un morto, come avessi l'anima malata, non avessi più servi a sostenerti, come se il fiore del tuo cuore si fosse spaccato come un muscolo e noi fossimo caduti nel mercato delle anime, nelle ceste del sangue, nello spazio del maestro dell'inferno. Stai morto, come se qualcuno invincibile, disumano, feroce o ancora più malvagio avesse occupato il paradiso. Ecco quando la solitudine ci porta anche ad avere dubbi sull'esistenza di Dio, sulla sua reale presenza, perché poi ci abbrutiamo, perché più stiamo soli più ci abbrutiamo, e non è vero che ci avviciniamo a Dio, non è vero che la solitudine fa avvicinare al trascendente, la solitudine fa ammalare, la solitudine uccide, è l'uomo che fa avvicinare a Dio, non lo stare soli, non isolandoci e neanche isolando gli altri. Noi abbiamo trattato Dio in malo modo, la religione ce l'ha fatto trattare in malo modo, e in maniera particolare Gesù Cristo. Io ho scritto, rifacendomi alla croce e alla visione che abbiamo di Gesù, che lo vediamo sempre come un'icona messa lì, lo troviamo, entriamo nelle chiese e lo troviamo messo lì, ma in realtà noi non riusciamo a seguirne le gesta, non riusciamo a seguire il suo messaggio d'amore. E allora, entrando in una chiesa,
molti anni fa ho scritto questa composizione. Perdi ancora sangue, per come ci dicono immobile, mantenuto in una garza nera nel momento del declino, come fosse un cadavere regolare, chiuso in quel prospetto intoccabile, in quell'immagine di giovane morto, non fai molta differenza con le altre cataste di croci. E per quanto siano sacre la tua vittoria e la tua parte eletta, noi ti inchiodiamo in una trappola tra due bastoni interi per farti morire nel fuoco, spostarti nell'inferno. E chissà mai quando ti taglieremo, chissà mai nella sostanza di ogni singolo capello trovassimo la presenza dell'origine, la ragione di Dio. O quale altra innocenza, quale altro significato, ma è così che ti approviamo per quella morte differente che ancora fa paura. È così che ci offriamo devoti al tuo impiego nei Vangeli, al tuo dolore umano, alla tua paralisi, ai tuoi piedi, alle tue mani, e non sapendo nulla della tua vita, alla tua resurrezione. Ecco l'uomo che si aggrappa volontariamente a Dio quando arriva il momento della paura, dell'avvicinarsi della morte. A quel punto diventiamo tutti improvvisamente credenti e chiediamo perdono e aspettiamo che Dio risorga, che Gesù risorga, perché la sua resurrezione potrebbe riguardare tutti quanti, perché ognuno di noi poi si ritrova e spera di risorgere dopo non aver fatto nulla nella vita. Questa è un'altra grande bugia della religione cattolica: la carne non risorgerà mai, ne finiremo sottoterra o in qualsiasi altro posto, consumati dai vermi, perché la carne, questo è un mezzo di trasporto della nostra anima, è l'anima che risorge, è l'anima che si ritrova. Se avremo ben operato su questa terra, si ritroverà in una dimensione molto più pura. Io sono morto dentro al cuore del santo, mi sono steso come un cipresso e ho allargato le braccia come fossi un crocifisso caduto in terra, come fossi un'aquila aperta, un figlio del suo stesso trono. In quell'atto libero ho creduto di essere il mare e nessun pezzo di forma umana. Ho creduto vi fosse utile solo l'anima estendere la vita, che fosse questo il bilanciamento per l'oltretempo, e ho aspettato che alla morte stessa, sotto dalla salma, si pronunciasse in parola a Dio. Ecco, la volontà nostra di ritrovare Dio da morti. Dio lo dobbiamo ritrovare da viti, da vivi, non da morti. Ma la speranza è quella, è che dopo ci sia la presenza divina. Io mi piace anche immaginare, in contrasto, ripeto, finisco tra poco il sermone, non vi preoccupate, non ho le ostie, però finisco brevemente adesso. Ho sempre immaginato la bellezza di Dio come una bellezza materna. Dio visto non come un essere come ce l'hanno rappresentato, con la barba, col bastone, eccetera, ma un Dio pieno di seni. C'è una leggenda indiana che narra, che dice che noi proveniamo dal latte di Dio, dai mille seni, cioè questo Dio che ha spruzzato nell'infinito, nell'universo, i suoi semi di latte, e da lì siamo nati noi. Noi siamo nati in questa dimensione, poi altri sono nati in altre forme. Osserva i seni, sono più degli uomini, per natura immortali nel petto di Dio. E in tal modo una madre, per la meraviglia degli infedeli, ecco la bella sposa, perché il cuore si canta, Dio è una serenissima, così è detto tutto. Mi resta da ricordarvi la separazione, il punto morto nella sua maternità, e questa separazione è la nostra nascita, in realtà, il significato della nostra esistenza. Smetto di tediarvi, perché alla fine io sono un poeta triste, perché si vede, no? C'ero nell'aspetto, c'ero nella fisionomia, sorrido poco, mi dicono tutti. Però ho scritto anche delle poesie d'amore. Mi piace leggerne alcune stasera e poi completo la mia parte con un omaggio, un po' per chiudere anche il cerchio del significato dell'amore universale. Ve le leggo di seguito senza intervalli, perché sono delle poesie d'amore dedicate ad una donna, di conseguenza hanno un loro significato di essere, senza spiegazione. Al pari del mio corpo muovi con lentezza le braccia, come fosse una lampada nell'aria o ancora più nell'origine, la luce che ci fa entrambi vivi. Eccoti a rifarlo, Santa Croce detergente, a chiamare la mia bocca intatta, a guardare i nostri stessi baci e a momenti la nascita e la morte.
eccoti con il petto brillante che ci nascono a sette i cieli, come una fanciulla di gioia. Io non sposto la mia mano, e in effetti mi fermo davanti alle tue ginocchia, come avessi ancora un desiderio in qualche altro punto dell'intelletto. Così ti lodo, mio bellissimo amore, per la tua animalità di donna, come non sapessi comprendere altro, né davvero il tuo cuore. Tu mi toccherai, anche se la fronte o non di meno le mani, senza che altro accada. È la prima istruzione la mano, il polmone per misurare l'anima. E così ho visto i fondatori delle acque calme e la luna in quattro punti piegare la rosa. Ho visto la mia triste bambina, non meno scura del suo giuramento, chiusa in un tamburo di guardia. Amore, insegnami il pudore. Tu sei santa negli occhi, la mia arte eletta. Ora stringimi e confessa che è altrettanto bella la nostra immoralità. Perché in amore non c'è nulla di immorale. Sul tuo nome frequente io chiudo le labbra, quella cassa di suono che altrimenti darebbe all'aria le tue lettere, facendole uscire una dietro l'altra e divenire per se stesse scrittura. Un'appartenenza. Io non parlerò più, lo prometto a fatica, così saremo irriconoscibili, perfino alla vergogna, e capiremo tutto, e in questa silenziosità ci faremo dimenticare. Dicevo, concludo con una poesia che è un collegamento finale, è un modo mio di chiudere il cerchio. Come vi ho detto, io non sono legato a nessuna religione precostituita, sono un seguace di Cristo, del messaggio di Gesù Cristo, e spesso tento di rimettere in ordine anche quello che è il messaggio di Maometto, che è stato infangato da questi fanatici che non sanno neanche interpretare quello che Maometto ha scritto. Maometto era un messaggero di pace, un messaggero d'amore. Purtroppo è stato sempre, per l'esigenza del potere, è stato trasformato in un elemento di morte e di distinzione. Quest'ultima poesia si intitola Muhammad, il messaggio. È una delle poche poesie con un titolo, tra l'altro. Vi preparerò alle sue altissime dimore, e così per la rapidità della misericordia e i decreti in Allah, la mia preghiera non sarà diversa dalla puntualità del cielo, dalle orbite solari, riunite nel suo braccio, avremo le sacre impronte nel nostro sangue, la sua sovranità, avremo la fratellanza, gli alleati per ogni uomo e in minor tempo l'amore. Avremo una fede identica a Dio, una pace visibile. Io vi preparerò al merito, al timore, agli inviati di luce e neanche a una razza umana. Grazie a tutti. Ringraziamo Michele per questo. Non si sente? Devo mettere, ecco. Ringraziamo Michele per questo percorso della parola che ci porta a una meditazione sul mistico e sul rapporto con Dio, visto naturalmente con occhi diversi rispetto a quelli della religione. Dio è una necessità, una condizione dell'umano, è una narrazione umana, non è qualcosa che può essere espunta. Lo possiamo espungere, però poi alla fine ci rendiamo conto che in qualche modo ce lo ritroviamo, in un modo o in un altro. Lo facciamo uscire dalla finestra, ce lo ritroviamo dal finestrino, sempre, in ogni momento, in ogni forma. È una condizione umana, è una condizione mentale. Questo è il percorso, naturalmente, che ci suggerisce la poesia.